Vediamo adesso quali sono e come sono costruiti i verbi relativamente impersonali. Sono verbi che hanno la terza persona, sia singolare sia plurale, e che ammettono la possibilità di un soggetto al nominativo. Sono decet, dedecit, falit, fugit, iuvit, letet, iuvat, scusate, letet e preterit. Come sono costruiti? Con il nominativo della cosa, che quindi, diciamo così, funge da soggetto, e con l'accusativo della persona. Il motivo possibile di confusione è che questo accusativo in italiano poi non si traduce con un complemento oggetto, ma con il complemento di termine. Il soggetto può anche essere un infinito oppure una subordinata, naturalmente di natura completiva. Probabilmente vedendo degli esempi è più semplice da capire di quanto non lo sia così in pura teoria. Allora, gli esempi sono questi. Intanto vediamo il primo. Decet è un verbo relativamente impersonale perché così lo troviamo alla terza persona. Anche in italiano lo traduciamo con una forma che diciamo è il sì. Abbiamo un nominativo, clemenza, e poi abbiamo un accusativo, bonum principem. L'unica particolarità che dobbiamo ricordarci in questo caso, quindi diciamo la costruzione più trasparente rispetto a quanto non abbiamo visto per i verbi assolutamente impersonali, è che questo accusativo in italiano va tradotto con un complemento di termine. Quindi la clemenza, decet, significa si addice a chi al buon principe. Qui invece di avere la terza persona singolare, abbiamo la terza persona plurale. Abbiamo detto che ciò è assolutamente possibile per i verbi relativamente impersonali. Troviamo un verbo che tra l'altro ci è già capitato di incontrare nell'Inno a Venere di Lucrezio e significa appunto ci sfuggono. Qui troviamo un nominativo neutro con il suo complemento di specificazione e qui troviamo un accusativo. Questo accusativo in italiano deve essere tradotto col complemento di termine. Quindi a noi non sfuggono oppure non ci sfuggono che cosa? Gli esempi, il nominativo, degli uomini più sapienti oppure dei sapientissimi, se vogliamo proprio fare una traduzione assolutamente letterale. Vediamo un altro esempio. Allora, anche qua un verbo relativamente impersonale, di quelli che abbiamo visto poco fa nell'elenco, terza persona plurale, significa non si addicono. Che cosa? Direi qui è tradotto questi comportamenti, potremmo anche tradurre queste cose, è un nominativo plurale del pronome ik e kok, quindi un nominativo plurale neutro. Queste cose non si addicono, questo magistratus è un accusativo plurale di quarta coniugazione. Abbiamo detto poco fa che l'accusativo si traduce in presenza di verbi relativamente impersonali con un complemento di termine. Quindi questi comportamenti non si addicono ai magistrati, queste cose non si addicono ai magistrati. Qui abbiamo instrumenta e negligere, cioè in questo caso in realtà invece di avere, come abbiamo detto poco fa, un nominativo, abbiamo tutto l'infinito, che funge così da elemento fondamentale per il verbo. Quindi trascurare instrumenta è il complemento oggetto di questo infinito ed è un accusativo plurale neutro. Quindi trascurare gli strumenti non si addice all'agricoltore. Questo è l'accusativo a cui dobbiamo fare attenzione e che dobbiamo tradurre in italiano con il complemento di termine. Vediamo l'ultimo esempio. Questo è il verbo impersonale, questo è l'accusativo. Nella traduzione qui vi è proposto ci, noi potremmo anche tradurlo con a noi. Quindi a noi non è sfuggito
che cosa sia accaduto. In questo caso troviamo una bella completiva introdotta da Quint con il congiuntivo.